Io sono Walter Minute, lì trovate il mio indirizzo email, poi ci sono tutti i contatti, Twitter e quant'altro. L'argomento di questa sessione è Android per i dispositivi embedded. Vedremo di capire che cosa intendiamo per dispositivo embedded, vedremo magari di fare un po' di esempi di dispositivi embedded con cui abbiamo a che fare tutti i giorni. Vedremo oggi quali sono le soluzioni più utilizzate, più diffuse nel mondo embedded e come Android può diventare una soluzione interessante per tante tipologie di dispositivi. Vedremo poi quali sono anche gli aspetti che ad oggi sono gli aspetti negativi dell'utilizzo di Android sull'embedded o quali sono i problemi, che bisogna risolvere per far funzionare bene Android sul nostro device. Poi vedete che è un po' di cianfrusaglie, varie schedine, eccetera, quindi faremo anche un po' di demo, vedremo un po' effettivamente Android in funzione su diverse tipologie di dispositivi che non sono i classici telefonini, i classici tablet. Dicevo, Walter Minute, quando ho dovuto trovare un titolo per il biglietto da visita è stato difficile, però la mia azienda è registrata come azienda artigianale, quindi mi è sembrato bello definirmi un artigiano dei software embedded. Il termine artigiano può avere una connotazione negativa, nel senso che è qualcosa di piccolo, è qualcosa di fatto, tra virgolette, in casa e così via, ma anche positiva, nel senso che un artigiano è uno che conosce i suoi strumenti e li sa utilizzare. Mi piaceva questa idea. Lavoro da ormai più di 10 anni nel mondo dei sistemi embedded. Ho iniziato lavorando su sistemi embedded Microsoft, sono MVP Microsoft per i sistemi embedded. Lavoro tuttora su sistemi Microsoft, lavoro su Linux e da un po' di tempo ho iniziato a lavorare anche su sistemi Android. Quindi, nel mio piccolo, un po' di esperienza in questo ambito me la sono fatta. Vediamo qual è l'agenda di queste 2 ore abbondanti di sessione, appunto di visita prima e dopo pranzo. Prima parleremo un po' dei dispositivi embedded, che cosa intendiamo per dispositivo embedded e come questi dispositivi si stanno evolvendo. Parleremo poi dell'architettura di Android. Prometto che cercherò di non annoiarvi su questa parte, però per capire, questo è un aspetto importante, qual è il legame di parentela che c'è tra Android e Linux. Anche stamattina nella prima keynote si è detto Android è basato su Linux, però vediamo in termini pratici che cosa vuol dire, vediamo quanto codice di Linux prendiamo in Android, che cosa c'è di diverso e che cosa dobbiamo fare se magari abbiamo già un nostro dispositivo su cui gira Linux e vogliamo farci girare Android. Parleremo poi dell'Android Open Source Project, quindi tutti i sorgenti che ci consentono di compilare e costruire, partito un motore strano, costruire un dispositivo Android. Qualcuno si è scaricato i sorgenti di Android? Ok, quindi nessuno ha avuto il brivido di curiosare sotto il cofano, vedere come è fatto, come è costruito. Ok, sì, non è una cosa da 5 minuti perché sono qualche giga di download ed è solo sorgente, non c'è nulla di compilato, dovete anche compilarlo. Parleremo poi del licensing, che è un aspetto importante, di Android, è un tema un po' complicato e vi dico già subito che io non sono la persona giusta per farlo perché sono uno sviluppatore, non un avvocato. Purtroppo per il mio bilancio familiare, e quindi vedremo un po' di aspetti, ma vi darò qualche idea, qualche concetto su cosa vuol dire licensing di un sistema operativo e anche perché sono state fatte dentro Android delle scelte che magari a livello tecnico non sono così immediate da capire, ma diventano immediate quando si considera anche l'aspetto del licensing. Parleremo poi del Native Development Kit, cioè sostanzialmente lo strumento che ci consente di scrivere sul nostro dispositivo Android, anche non embedded, del codice nativo. Perché chiaramente nel momento in cui voglio portare Android su un dispositivo particolare, dove ho delle periferiche che magari non sono quelle comuni da tablet e da telefonino, posso aver bisogno di scendere di livello, di andare a interagire magari con il kernel di Linux e così via, e quindi di scrivere del codice nativo e vediamo come possiamo poi interfacciarlo con le nostre applicazioni Java. E poi vediamo un esempio di ipotetico dispositivo embedded Android, ce l'abbiamo qui in questa scheda, è un jukebox, quindi l'idea di sfruttare Android, le sue capacità di consentire agli sviluppatori capaci, non il sottoscritto, di scrivere velocemente una user interface bella, accattivante, grafica, le sue potenzialità multimediali, quindi la possibilità di sfruttare i vari formati multimediali.
E anche se in questo esempio non lo vediamo, però anche le possibilità di connettività, quindi ipoteticamente un jukebox che si scarica i contenuti da internet e così via. Iniziamo a parlare dei dispositivi embedded. Questa definizione non è mia, è presa da quella che ormai è la fonte del sapere universale, cioè Wikipedia. Questa era la vecchia definizione che Wikipedia dava di dispositivo embedded qualche anno fa. Poi purtroppo Wikipedia, come il resto del mondo, è infestata dai precisetti, per cui la definizione che prima era 2 righe è diventata 27 righe, prevedendo tutte le possibili varianti del concetto di device embedded. Però questa è la definizione che mi piace. Cioè, un dispositivo embedded è un computer dedicato a una specifica attività o un insieme ben definito di attività. Non pensiamo a computer nel termine di laptop o desktop, pensiamo a computer come dispositivo che ha una capacità di elaborazione, di memorizzazione e così via. I vostri telefonini, i vostri tablet sono dei computer a tutti gli effetti, ok? E tanti computer oggi, magari un po' più piccoli, magari un po' più semplici di quelli che avete in tasca come telefonino, sono usati per fare tantissime cose. Quello che distingue un dispositivo embedded dal vostro telefonino, dal mio PC o dal server su cui c'è il sito della conferenza è che quei dispositivi nascono per fare un'attività ben precisa. Non ci posso installare del nuovo software, magari a volte posso aggiornarlo se c'è dei bug, e nascono per fare un compito ben preciso o comunque un insieme di funzionalità ben definite. Non sono dispositivi generici come il telefonino su cui posso installare il software per la posta, il software per ascoltare la musica, il software per collegarmi a internet o magari il software per andare dai clienti a vendere un prodotto o acquisire gli ordini o queste cose. Sono dispositivi dedicati. Quindi il vostro, mi spiace un po' deludervi, il vostro cellulare, il vostro tablet non è un dispositivo embedded. Non è un dispositivo embedded perché ci posso installare tante applicazioni diverse, perché è un set di funzionalità molto esteso che va dalla connettività di rete all'interfaccia grafica, alle funzioni multimediali, all'NFC e a tutto quanto. E poi è pesantemente customizzabile. Un'altra caratteristica dei dispositivi embedded è che di solito escono dalla fabbrica per fare quella funzione e l'utente non ha la possibilità di cambiarli completamente. Una delle cose belle di Android rispetto a dispositivi della concorrenza, non solo Microsoft ma anche della concorrenza della mela morsicata, è che il mio dispositivo Android posso cambiarlo, posso adattarlo alle mie esigenze, no? Forse è uno dei motivi anche per cui Android ha così tanto successo. Facciamo un salto indietro, parliamo dei dispositivi embedded nel passato. Ok, poi non è un passato così lontano, capita ancora di vedere i registratori di cassa fatti a quel modo o i parchimetri fatti come li vedete lì, anzi i parchimetri a volte capita di vederli ancora meccanici, quindi un passo ancora più indietro. Nel passato nei dispositivi embedded usavamo dei processori a 8-16 bit, quindi una capacità di elaborazione e memorizzazione molto ridotta. Ok, quando uno lavorava su questi micro, parlava con gli amici, diceva, ah sì, no, lavoro su un processore, dice, quanta memoria ha? 256 byte. Ah, però 256k, proprio... no, 256 byte. Non c'era manco il k. Ok. E questi dispositivi esistono ancora oggi, per certe attività vanno più che bene e si usano ancora. Si sviluppava firmware, si sviluppa ancora tantissimo firmware. Firmware cosa vuol dire? Parto col mio processore, parto dal vettore di reset, dalla locazione 0 e scrivo tutto il codice che il mio sistema esegue. Ok? Poi è chiaro che non si fa sempre questo, anche chi faceva firmware, chi fa tutt'oggi firmware, le stesse aziende che danno i microprocessori su cui si scrive firmware danno un insieme di librerie per poter usare i vari dispositivi e così via. Però la sostanza è che io scrivo tutto il codice o comunque assemblo tutto quanto il sistema, non prendo niente di già fatto o quello che prendo di già fatto comunque lo posso controllare, lo posso vedere. L'interfaccia utente era tipicamente limitata, non tanto per una scelta ma quanto perché i costi dei display, per esempio, fino a qualche anno fa erano assolutamente proibitivi, quindi mettere un display grafico su un parchimetro avrebbe raddoppiato il costo dell'hardware, anzi forse di più. Ok. E quindi l'interazione con l'utente era molto limitata. Poi, oddio, per un parchimetro, voglio dire, una volta che ho messo le monete, so che ora finisce, mi stampa il bigliettino, probabilmente anche basta l'interazione. Su altri tipi di dispositivi diventava un po' più complicato, no? Pensate magari anche al classico registratore di cassa, non vi è mai capitato che la commessa battesse un prodotto sbagliato per correggere lo scontrino su una roba del genere, cioè uno si doveva prendere un giorno di ferie, ok?
E poi non avevamo connettività, da quei registratori di cassa i dati li scambio in seriale con un PC, non si aggiorna il software. Se questi registratori di cassa sono messi in 1000 punti vendita di un'azienda, questa azienda per far arrivare i dati degli scontrini dal registratore di cassa al suo server deve inventarsi 100.000 passaggi. Ok. Già oggi la situazione è un po' cambiata. Oggi abbiamo dei processori a 32 bit. Soprattutto quei signori che vedete lì nell'angolo, gli ARM, che poi sono i processori che trovate anche nei vostri telefonini e nei vostri tablet. Chiaramente quelli che trovate nei telefonini e nei tablet sono gli ARM di fascia alta, però ci sono processori ARM che costano molto meno di $1 e che sono grandi 2x2 mm, ok? A 32 A 32 bit. bit e costa meno di un dollaro. Esatto, costano quello che costavano fino a qualche anno fa i processori 8 bit. Ok, quindi vuol dire che allo stesso costo io oggi posso fare un device che ha dentro un processore a 32 bit, che invece che i byte di memoria inizia ad avere i kilobyte o i megabyte. E quindi il mio software può essere più performante, però diventa più complicato scriverci solo un firmware. Se inizio a dover gestire un'interfaccia utente grafica, una connettività complessa, allora inventarmi ogni volta la ruota, assemblare tutti i pezzi diventa complicato. E quindi anche sui dispositivi embedded si usano i sistemi operativi. Si usano sistemi operativi semplici per i dispositivi semplici, si usano sistemi operativi complessi fino ad arrivare a Android per i dispositivi che hanno più funzionalità e che sono più complessi. Qui vediamo l'evoluzione dei due device che abbiamo visto prima. Prima avevamo il parcometro e questo, probabilmente ci avete litigato, magari non con quello che è tedesco, ma con qualche equivalente nostrano, per pagare il parcheggio nei parcheggi sotterranei e così via. Ormai tutti questi sistemi hanno un display, hanno lettori di carte di credito, di codice a barre e così via. E probabilmente le informazioni che catturano vengono subito messe in rete con altri dispositivi per sapere quante macchine ci sono, quante persone sono uscite, quindi quanti posti si stanno liberando e così via. La connettività aumenta. I registratori di cassa ormai capita sempre più spesso di trovarsi in realtà davanti a un PC alla cassa, al punto cassa, che sostituisce il vecchio registratore. Come si evolveranno i sistemi embedded nel futuro? Onestamente non lo so. Ci ha provato George Lucas a immaginarselo e quindi ho messo questa immagine. Quello che è sicuro è che aumenterà ancora di più la capacità di elaborazione. Ok, la famosa legge che era Moore, di Intel, che diceva che ogni tor la capacità di elaborazione raddoppia e il costo rimane uguale. E si sa che l'appetito viene mangiando, per cui se aumenta la capacità di elaborazione potrò mettere più funzioni sui miei dispositivi. Anche l'interfaccia utente si potrà evolvere, possiamo avvicinarci a quelle che vengono chiamate interfacce naturali. Qui alla sala McCoy, però Star Trek, parlerò col parchimetro, ok? Ridammi il resto, ho perso il biglietto. Ok, pensate anche a cose tipo Kinect, ok? Riconoscimento dell'immagine, riconoscimento del movimento, fatto in un dispositivo da 150 dollari, ok? Perché queste cose magari si facevano anche 20 anni fa, però con un computer grande come una stanza, eccetera. Oggi si fanno con un dispositivo da 150 dollari. Ok, quindi diventano appetibili per tantissime applicazioni. Fammi uscire da questo parcheggio. Ok. Un'altra caratteristica importante è che i nostri sistemi iniziano ad avere una connettività permanente. Ormai la connettività è garantita. In Italia magari non sempre a costi accettabili. Ok. Però, insomma, io per lavoro purtroppo viaggio tantissimo. E mentre 4-5 anni fa trovare un hotel che ti dava il wifi gratuito era davvero una mosca bianca in Italia, soprattutto oggi ormai è comune. Andiamo alle conferenze, c'è il wifi gratuito della conferenza. Fino a qualche anno fa non succedeva, non so se vi ricordate. Ok. E questa connettività può servire anche per i device. Anche collegarmi in Bluetooth, i primi chip Bluetooth costavano più del processore. Oggi i chip Bluetooth non costano niente. I chip Wi-Fi costano ancora un pochino, però stanno scendendo. Tutti i miei device, ci sono protocolli che nascono per collegare i device. Non so se avete mai sentito parlare di Zigbee. Zigbee è un protocollo che lavora nello stesso range di frequenza del Wi-Fi, ma è fatto per device low power, quindi per device che devono consumare poco. È tutto pensato per non dover usare troppa potenza per trasmettere i dati. I dispositivi Zigbee, se li metto in rete, se io devo parlare con un dispositivo che sta a 20 metri, ma non ho abbastanza potenza per arrivarci, se c'è in mezzo un altro, io posso dire a lui di dargli un messaggio.
e quindi posso sfruttare queste reti per far passare informazioni di nuovo con un costo e con dei consumi veramente bassi. Ci sono addirittura protocolli come Enocean, che è un protocollo proprietario di un'azienda, che sfrutta l'energia passiva. Cosa vuol dire? Enocean è usato nella sensoristica, per esempio, degli allarmi. Io voglio montare un sensore su quella finestra che sente quando si apre, ok? L'approccio che c'è oggi è montarci un sensore con una batteria. Quella batteria, non so se qualcuno ha un sistema d'allarme del genere a casa, quella batteria dopo 2 anni si scarica. Mi si accende un LED rosso, la cambio. Dopo 4 anni guardo il LED rosso e non c'ho più voglia di cambiarla. I sensori Enocean, solo per il movimento che faccio aprendo la finestra, catturano abbastanza energia da riuscire a trasmettere un messaggio che può arrivare a un ricevitore e dire hai aperto la finestra. E a meno che qualcuno non li spacchi fisicamente, quelli funzioneranno sempre. Ok. Quindi oggi abbiamo talmente tante possibilità di connettività che sarebbe forse anche stupido non sfruttarle. Uno degli aspetti di cui si parla molto nel mondo embedded, ne parla Microsoft, ne parla Google, ne parlano tanti altri, è il concetto dei big data. L'idea è che avendo tanti dispositivi embedded che conoscono il mondo, che sanno quanti gradi ci sono in questa stanza, che sanno un sacco di informazioni, potrebbero consentirmi di collezionare quelle informazioni e farci qualcosa di utile. Okay. Purtroppo poi tanta gente viene tentata da scenari tipo Grande Fratello, dice ah sei entrato nel negozio e so che ieri hai comprato quell'altra roba, ah perché devi saperlo? Ok. Buongiorno signor Minute, abbiamo la discografia completa dei Nirvana, ok, mi piacciono però, voglio dire me la cerco, ok, però al di là di questi scenari, ci sono anche tanti scenari in cui effettivamente questi meccanismi sono utili. Pensate al telepass, ce l'abbiamo tutti in macchina, ma tutti quelli che viaggiano abbastanza di frequente, il telepass trasmette delle informazioni, io potrei sapere dov'è un telepass e non solo per dare la multa a chi è andato a più di 130, ma potrei saperlo perché se ho 100 telepass che frenano vuol dire che lì c'è un incidente. E queste sono informazioni che se riescono poi a tornare, arrivare da qualche parte, un server tipicamente che ha la visione di tutto, e poi a tornare sul mio dispositivo, pensate all'utilità. C'è un incidente, esci qui, ok? TomTom ci prova. Peccato che purtroppo le informazioni sul traffico in Italia vengono aggiornate a mano e quindi c'è un incidente, esci qui, in realtà l'incidente era il mese scorso, hanno già anche risistemato le macchine e tu esci come un cretino a perdere tempo. Ok, però se queste informazioni arrivassero in tempo capite qual è il potenziale. E tutte queste informazioni non possono passare solo dai telefonini e dai tablet, devono passare da dispositivi più piccoli, dai dispositivi embedded. Ok, vi ho convinto. Vediamo un po' di esempi. Questo forse è l'idea che si fanno tante persone quando dico mi occupo di dispositivi embedded, ok? Cioè, dispositivo embedded sarà mondo industriale, saranno questi robot mostruosi, ci lavora il mio vicino di casa, la BB per inciso, questi robot mostruosi che agiscono in tempo reale. Sì, questi sono sistemi embedded, assolutamente, ok? Però questa è una delle applicazioni del mondo embedded. È chiaro che processori con capacità di calcolo significative e così via sono stati applicati prima a queste cose qui. Questo robot costerà 500.000 di euro, spendere 100 euro per il processore non è un problema. Okay. Il termostato di questa stanza, 100 euro di processore, ce lo scordiamo già ancora oggi. Però nel termostato di questa stanza oggi c'è un processore che 5 anni fa magari costava 10 euro e oggi non costa niente. Ok. Quindi l'evoluzione è partita dal mondo industriale, ma non è ferma al mondo industriale. Questo è un bel device, chi è che l'ha visto? Lo conosce? Nest? Nessuno? Accidenti. Questo è un termostato. Dici, guardi, beh sì, effettivamente, adesso che me l'hai detto, ce la posso fare. È un termostato molto semplice. Sostanzialmente ha solo una manopola che io giro per alzare e abbassare la temperatura. È un display LCD, dice che spreco, cioè alzi c'era mia nonna il termostato che si alzava e abbassava e scattava e mia nonna la teneva sempre su meno 8 gradi e si copriva per risparmiare il riscaldamento. Dice no, non fa questo, il Nest, la manopola, la giri solo la prima settimana. Cioè nella prima settimana tu gli dici che temperatura vuoi in casa, dopodiché lui impara e si adatta. Quindi riceve delle informazioni, è un device connesso, purtroppo funziona solo negli Stati Uniti. Riceve delle informazioni sul meteo e quindi sa che settimana prossima farà un freddo becco e quindi dovrà accendere il calorifero prima per farti avere i 20 gradi quando ti svegli la mattina. Ok? E impara perché nel corso di una settimana
Il giovedì vado in palestra e quindi non sono in casa a casa dopo cena. Il martedì mi prendo sempre il pomeriggio libero e quindi sono a casa nel pomeriggio. Ok, poi è chiaro, se torno a casa la temperatura non mi piace, la posso ancora regolare e lui imparerà ancora. Per la mia esperienza, okay, non ci azzeccano quasi mai i dispositivi che imparano da soli. Ma invece se vai sul sito di Nest, se leggi i commenti degli utenti, sembrano abbastanza, abbastanza positivi. E ha un display, addirittura sono stati a ingegnerizzare un display rotondo, che è una follia a livello hardware, proprio per integrarlo nel design. Ok. Qui vi dice in 25 minuti avrai 72 gradi, non è un forno, sono gradi Fahrenheit. Ok. Però vi dirà, ok, tra 25 minuti accendo i caloriferi perché adesso ho una temperatura e so che a te piace che a quest'ora, l'ora di pranzo, quando magari torni a casa dal lavoro per pranzare, non vuoi mangiare tremando dal freddo. Ok, questo è un dispositivo embedded. Ok, colleziona dei dati, è in grado anche di fare un feedback. Ok, io so che tutti quelli del mio condominio, se tutti ce l'hanno, bene o male lavorano su queste temperature, posso anche capire che magari la temperatura, e vedo che una settimana tutti lo alzano, può darsi che la temperatura esterna sia sbagliata. Ok, quindi posso capire che il dato da cui parto è errato e magari applicarci anche delle correzioni. Ok, pensate a queste logiche applicate per esempio al contatore della corrente. Ok. Io posso scoprire, senza invadere la privacy di nessuno, che magari consumo il 30% in più di quelli che abitano nel mio palazzo, oppure di quelli che abitano nella mia strada, nel mio quartiere. Beh, magari posso pensare che sto sprecando, soprattutto sul riscaldamento. Okay. E ci sono anche aziende in Italia che non fanno magari oggetti così di design, che però fanno dei sistemi del genere, consentono di misurare l'utilizzo del riscaldamento e farmi magari capire che sto consumando di più e magari ci penso e trovo anche il modo di risparmiare. Questo invece serve a farvi capire che i dispositivi embedded non sono tutti così ganzi, qualcuno deve fare lo sporco lavoro, però anche il dispositivo che fa partire l'acqua in automatico ha un sensore e ha un processore che sente che la persona se n'è andata, aspetta un certo tempo, apre una valvola e fa uscire l'acqua. È un dispositivo embedded, c'è un processore anche dentro quella roba lì, che non è chiaramente la cosa più fashion del mondo. Un qualcosa di meccanico in caso di malfunzionamento. Sì, sì, beh, oddio, sì, tipicamente sì, però la logica è che anche per un'attività così semplice, anche abbastanza schifosa, come quella di tirare in automatico l'acqua del bagno, possiamo applicare del software, possiamo applicare dell'intelligenza. Ok, e questa intelligenza comunque migliora le cose. Perché nessuno lo lascia più andare, quindi l'acqua si risparmia, l'acqua sta diventando un altro bene importante. C'è gente che ha fatto un laboratorio di analisi lì. Ha fatto un laboratorio di analisi biochimico lì. Quello di Alinghi, sì, lo so, ok, anche lì per trovare i dati veramente nel posto peggiore del mondo, però ci hanno costruito una fortuna. Ok, però pensate a quanti dispositivi embedded vi trovate davanti in una giornata tipo, pensate stamattina, siete svegliati e vi ha svegliato una sveglia. E lì dentro oggi c'è un processore, a meno che non siete davvero, davvero dei fan dell'antiquariato e quindi avete ancora una di quelle belle sveglia molla. Ok? Oggi la mia sveglia la posso puntare a una certa ora. È già una di quelle furbe che si sincronizzano l'orario e così via. Poi furbe relativo, perché so che ogni tanto sbaglio l'orario perché il protocollo non è così affidabile. Però non fa più di quello. Però pensate a una sveglia che si va a guardare la vostra agenda e sa che domani mattina dovete essere a Verona e voi abitate a Varese e quindi probabilmente dovete svegliarvi un po' prima. Ok? Non perderei più un appuntamento. Non avrei più una scusa per arrivare in ritardo, quindi questo probabilmente è un punto negativo di questo possibile dispositivo embedded. Però pensate all'utilità di avere un sistema del genere. Oppure è domenica, non hai niente da fare, dormi. Ok? Vi siete fatti un caffè? Con la macchinetta o al bar? Ormai anche in tutte le macchine del caffè, se non andate in un caffè storico, ci sono dei processori. Sono dei processori che regolano la temperatura. Le macchinette a cialde, ci sono dei processori che hanno dei sensori di immagine, leggono se la cialda è quella dell'azienda, se non è quella dell'azienda sballano i parametri per farvi un caffè che fa schifo. Ok? No, non ve l'ho detto. Ok. E anche qui abbiamo un sistema embedded. Ok? La macchinetta del caffè potrebbe capire quanti caffè ho fatto, sapere quante cialde ho e magari avvisarmi che è il caso di ordinarle, o magari ordinarle, magari dirmi quanti caffè ti sei fatto con questo tipo e quello e quell'altro per sapere quanti ne ordini. Ok? Siete arrivati qui e se siete arrivati, beh, non avete le mappe di Apple. Io ci sono arrivato con quelle. Con le mappe di Apple? Dai, non l'hai aggiornato.
Oppure Steve Jobs era di Verona. No, scherzo, però battute a parte, ci siete arrivati probabilmente con un navigatore, può essere sul telefonino, può essere il caro vecchio TomTom. Altro dispositivo embedded che oggi è poco collegato e che potrebbe diventare 100 volte più potente se fosse collegato bene. Mi segnalerebbe il traffico, i lavori e tutte queste cose qui. Ok, il telepass. Avete pagato, immagino, o la via card o quello che è, e anche qui avete pagato con un dispositivo embedded. Ok, pensate con quanti dispositivi avete a che fare tutti i giorni. Avete fatto benzina? All'automatico le pompe sono dispositivi embedded. E anche quelli sono connessi. Perché devo registrare transazioni finanziarie, perché devo sapere quanta benzina ho venduto per sapere quanto devono portarmela, e così via. Ok. Sono tutti dispositivi che sono in grado di ricevere e di scambiare informazioni. Questo non vuol dire che potete farvi il caffè col telefonino. Ok. Però quali sono i vantaggi di usare un dispositivo embedded come la macchina del caffè invece che farsi il caffè col telefonino? È che essendo un dispositivo dedicato, un dispositivo embedded ha una semplicità di interazione maggiore. Pensate al telepass. Prendo, lo appiccico, me lo scordo. Se dovessi farlo col telefonino, come minimo mi dovrei ricordare di avere il telefonino in tasca quando esco di casa per prendere l'autostrada, o magari dovrei lanciare l'applicazione telepass per pagare al casello. Ok, non sarebbe così comodo. I dispositivi embedded hanno senso proprio per questo. L'affidabilità, il telepass fa solo quello. Se si scarica la batteria del telefonino non posso pagare l'autostrada? Mai. Ok, oppure se un'applicazione Android, chiaramente scritta da nessuno in questa stanza, crasha il telefonino, non posso pagare l'autostrada? Non esiste. Ok. E l'integrazione, un dispositivo embedded nasce... Un'altra differenza tra i dispositivi embedded e i dispositivi general purpose è che il dispositivo embedded nasce come insieme di hardware e software. I due strati sono intimamente legati per fornire un servizio, per fornirlo con i costi più bassi, perché questo interessa chi fa il dispositivo, e con le funzionalità migliori per l'utente finale. Quali sono le difficoltà di un sistema, per un sistema embedded rispetto a un software tradizionale applicativo che va su un server, che va su un PC, su un telefonino, su un tablet? Un sistema embedded molto spesso deve funzionare 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Se si ferma il sistema che legge il telepass, porta a casa una sbarra sul parabrezza. Non è bello, anche se le sbarre sono fatte apposta per essere spostate, fortunatamente. Ok. L'utente finale non ha nessuna possibilità di manutenzione. Ah, se è crashata l'applicazione, accidenti, già che guardo sul sito, magari è uscito un aggiornamento, oppure vado a vedere se c'è un aggiornamento su Google Play, o magari la disinstallo e ne installo una che fa la stessa cosa e magari funziona meglio. L'utente finale davanti al vostro dispositivo embedded è un utente che vuol solo fare una cosa. Se io arrivo davanti alla mia banca e il bancomat è bloccato, vado da un'altra parte a prelevare, ok? E vabbè, finché la banca... un'altra banca ci guadagnerà le commissioni, ci perderò solo io. Però per altri dispositivi questo vuol dire un danno per chi fa il dispositivo, quindi devono essere assolutamente affidabili. E parliamo di transazioni economiche, pensate a dispositivi usati nel medicale e così via, ok? Non ci voglio neanche pensare cosa succede se fallisce qualcosa. Le informazioni che passano per dispositivi embedded molto spesso sono dati comunque sensibili. Già solo pagando con il telepass ho delle informazioni sui tuoi conti bancari, so chi sei, so a che ora sei passato, so dove sei. E quindi queste informazioni devo tenerle quanto più private possibile. È vero che questa cosa c'è anche sul telefonino. Oggi magari non ci si pensa, ma se dovessi perdere il telefonino, accidenti, la prima cosa che devo fare è correre a casa a cambiare 10.000 password per evitare che uno guarda la mia posta, manda un'email e cambia la password della mia posta e poi fa finta di essere Walter Minuto a fare qualcosa che non deve fare. Ok. E l'ultimo caso, le condizioni operative difficili. Ok, qui difficilmente uno c'entra con un tablet o un telefonino, però anche per controllare sistemi come questi ci sono dispositivi embedded. Mi è capitato anni fa di lavorare per un'azienda che faceva i sistemi di misura che montano all'interno dell'acceleratore del CERN a Ginevra. Ok, ho lavorato su un'altra cosa, però facevano anche questo. Mi raccontavano che c'erano in quell'ambito, ci sono talmente tanti disturbi, che anche la RAM del tuo processore sbaglia. Quindi quando tu scrivi il software devi tenere 3 copie dei dati, quando va bene, se non più di 3, e ogni volta che accedi un dato vedere se tutte e 3 sono uguali. Se una è diversa, allora la aggiorni col valore delle altre 2, perché poi una delle altre 2 magari si corromperà.
Ok, quindi quello probabilmente è un estremo di ambiente ostile. Però comunque un dispositivo embedded viene preso e lasciato lì e deve funzionare continuamente senza nessuno che se ne occupa. E Fausto prima ci ha parlato dell'analisi statica, della possibilità di trovare i bug prima ancora che vengano fuori sul nostro target Android. Su un dispositivo embedded questo è ancora più importante, perché se viene fuori un problema sull'applicazione, avete una brutta recensione su Google Play, ma magari poi la sistemate e la vostra recensione torneranno a essere positive. Se ho un problema su un dispositivo embedded, a volte io ho dei clienti che i dispositivi embedded li vanno a vedere una volta all'anno. Fanno dispositivi che si montano sulle antenne della telefonia e dei ripetitori della televisione, e queste antenne sono in cima alle montagne e tipicamente uno non è che tutte le mattine si sveglia, va in cima alla montagna a vedere se l'antenna sta bene, si aspetta che sia il sistema che glielo dice. Ok. Perché usare un sistema operativo su un dispositivo embedded? Il primo motivo è la velocità di sviluppo. Se uso un sistema operativo sto riutilizzando qualcosa che c'è già e quindi non mi devo reinventare di nuovo da capo tutto quanto, e probabilmente riuscirò ad arrivare sul mercato prima. In tanti mercati arrivare in fretta a vendere i propri prodotti è fondamentale. Il primo che vende un nuovo prodotto spesso è quello che poi per un bel po' di anni si gode il monopolio o comunque una posizione abbastanza importante. Giusto per fare un esempio legato all'argomento di oggi, pensate cosa vuol dire per Apple essere stata la prima a uscire con un telefono multitouch, bla 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 bla. È vero che c'erano altre aziende che facevano smartphone, ma l'iPhone è stato un salto talmente grande che poi tutti gli altri hanno rincorso, Google li ha raggiunti, probabilmente superati anche nelle vendite, qualcun altro sta ancora arrancando, proprio perché sono usciti per primi. La velocità di sviluppo è fondamentale. Se pensiamo a Android, Google ha scelto di partire da Linux, perché non si è scritta un kernel? Google non è capace di scriversi un kernel? No, è capacissimo. E magari poteva scrivere anche un kernel migliore per i dispositivi embedded. Però ci avrebbe messo troppo tempo e quindi ha riutilizzato Linux. E poi quando vediamo la OSP, vediamo quanti pezzi di software open source sono stati riutilizzati proprio per arrivare prima possibile all'obiettivo. Ok, è uscito l'iPhone, Google in tempi molto brevi ha rilasciato un prodotto che gli ha fatto concorrenza da subito. E questo è stato il motivo del successo alla fine. Un'altra cosa importante per cui uso un sistema operativo è che dentro un sistema operativo spesso sono implementati tutta una serie di standard. Mi collego alla rete, leggo informazioni dall'NFC, ci sono un sacco di protocolli. E come dicono gli inglesi, il diavolo sta nei dettagli. Nel senso che uno stack TCP/IP che funziona tra due dispositivi collegati con un cavo dritto, ma lo sanno fare tutti. Uno stack TCP/IP che attacco in un'azienda che ha 200 livelli di router configurati nel modo più infame, che fanno passare le informazioni via radio da una sede all'altra e spezzettano i pacchetti IP, magari va in crisi. Però se io sfrutto lo stack TCP di Linux, che è usato da 20 anni sui server, non dico che non ha problemi, è più difficile che trovi questo tipo di problematiche. Okay? Quindi poter riutilizzare e adattarsi agli standard è un'altra caratteristica che mi fa preferire il sistema operativo a inventarmi tutto quanto da zero. Anche perché per quanto possa essere bravo, per quanto legga tutte le specifiche, capisca tutti gli aspetti, come faccio a provarlo in tutte quelle condizioni? È impossibile. Ok? Il supporto per l'hardware. Se uso un sistema operativo faccio una scelta standard e chi fa l'hardware, i produttori di silicio si sono accorti che il software è un male necessario. Ok? Hanno capito che se io faccio il processore più fico del mondo, con un acceleratore grafico super mega ipergalattico, con 76 core, 287 pipeline, ma non ti metti in condizioni di usarlo in tempi decenti, non ti sto vendendo niente, non lo userà nessuno. Ok? E quindi chi fa l'hardware deve mettere in condizione chi vuole svilupparci il software di partire più velocemente possibile. Come faccio? Supportando dei sistemi operativi. E quanto più è diffuso il sistema operativo, quanto più è facile che il produttore di hardware sarà veloce a supportarlo. Questo è un rovescio della medaglia però, perché se uso un sistema operativo sono anche indipendente dall'hardware. Oggi ARM ha il 99% del mercato mobile. Intel ha venduto la sua divisione ARM a Marvell, dicendo no, con gli Atom arriveremo a prestazioni migliori dell'ARM e a consumare meno. Ad oggi un Atom consuma 10 volte un ARM. Ok. Però insomma Intel non è proprio piccolina, se Intel da qui a 5 anni arriva a far consumare i suoi processori la metà degli ARM, magari troveremo tutti i dispositivi Intel. Ok, a voi che avete scritto applicazioni Android, di questa cosa interessa qualcosa? No, perché la mia applicazione Android girerà sulla versione di Android per Intel, ok? Proprio perché sotto c'è un sistema operativo.
Però anch'io che faccio il dispositivo Android e oggi lo faccio con l'ARM, domani porterò Android su Intel e anch'io ho un beneficio, perché tutti i miei utenti troveranno le loro applicazioni, perché comunque continuerò a usare quello che ho usato fino adesso. Questo è un po' il quadro dei sistemi operativi prima dell'avvento di Android. Su dispositivi piccoli si usava e si continuano a usare degli schedulatori dei sistemi operativi minimali, un esempio è FreeRTOS, è un sistema operativo open source, ha sostanzialmente solamente la schedulazione dei task e un minimo di meccanismo driver, poco più, ma per dispositivi molto semplici ad oggi è quello che basta. Abbiamo tutto il mondo Linux embedded e anche questo è un... Anche questa è una cosa che si è affermata solo negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni Linux ha guadagnato quote grandissime di mercato nel mondo embedded. E quindi un sistema operativo che arriva dal mondo PC, dal mondo server, è stato portato sui dispositivi embedded, è un sistema operativo free, open source e così via. Su Linux embedded oggi ci sono... Quando parlo spesso con i miei clienti di Linux, tanti hanno ancora l'immagine romantica dei 4 hacker chiusi in un sottoscala che fumano una canna e scrivono un po' di codice. Non è così, ormai Linux è una realtà ben affermata e dietro Linux ci sono aziende veramente grandi come IBM, Texas Instruments e non so quante altre mi vengono in mente. Okay. Un'altra realtà è quella dei sistemi operativi proprietari. Io, dicevo prima, lavoro tuttora molto su Windows CE, Windows Embedded Compact, sistemi operativi Microsoft, ci sono altri sistemi operativi come VX Works di Wind River. Questi sistemi operativi oggi riempiono soprattutto tante nicchie di mercato dove l'utilizzo di Linux non è ancora possibile, per esempio real time, quando devo reagire in tempi deterministici, Linux ad oggi non è real time, non è hard real time e quindi sistemi come Windows CE, VX Works che sono hard real time soddisfano meglio le mie richieste. No. Ci sono delle patch per migliorare i tempi di risposta, ma non arrivano a quelli di VX Works, Windows CE. Puoi farlo diventare real time sostanzialmente mettendoci un kernel real time che quando non ha niente da fare fa girare il kernel di Linux. Però se io su... Però è un kernel. È un altro. Sì, esatto. Xenomai è l'implementazione ad oggi più utilizzata. Appunto il concetto è su un device, se devo fare un device che risponde in 50 microsecondi a un certo evento e mi deve, attenzione che non è difficile rispondere in 50 microsecondi, è difficile garantire che il 100% delle volte ce lo faccia, allora ad oggi Linux non è il sistema operativo adatto, ok? Quindi oggi questa è la situazione, abbiamo su architetture performanti Linux e altri sistemi operativi proprietari che si dividono a quote di mercato più o meno significative. Ok, in questo quadro come si colloca Android? Qual è il ruolo che può avere Android nel mondo embedded? Innanzitutto l'adozione di Android nel mondo embedded è una cosa recente. In realtà Google fin dall'inizio ha distribuito i sorgenti. È altrettanto vero che però fino a Gingerbread sostanzialmente Android era assolutamente votato ai telefonini. No, no, questo è un'altra roba. Ai telefonini, ok. Dalla versione 3.0, che però non è stata pubblicata con i sorgenti, dalla versione 4.0, Ice Cream Sandwich, Android diventa un sistema operativo molto più generico. Aprendosi ai tablet cambia un po' la sua filosofia, non è più legato solo al mondo della telefonia e diventa molto più interessante per i dispositivi embedded. In realtà tante aziende supportavano già, onestamente quelle che ho visto io, dalla versione 2.2, 2.3. Ok, ma oggi con la versione 4 diventa ancora più interessante perché ha un'interfaccia grafica veramente bella, veramente accattivante, adatta anche a schermi grandi, perché per tanti dispositivi vanno benissimo gli schermi grandi. Ad oggi molti dei dispositivi Android embedded che trovate sul mercato sono vicini ai telefonini e ai tablet. Ok, però questa è un'evoluzione. Prima la persona di Google ci ha fatto vedere il forno con Android. Onestamente mi è sfuggito, non l'avevo ancora visto. Ok, anche Android si sta muovendo a dispositivi embedded un po' più particolari, un po' più lontani dal mondo dei dispositivi mobili. Vediamo un po' di esempi di dispositivi embedded. Il Kindle Fire e il Nook. Dice, ok, ma questi sono tablet. Sì, è vero, però... Kindle Fire mi consente di installare anche applicazioni, ma Nook invece serve a leggere e a ricavare contenuti che arrivano da una specifica azienda. Perché Amazon si è fatto un tablet? Non certo per fare concorrenza nelle vendite a chi fa i tablet, ma per avere un dispositivo legato ad Amazon. Okay. Oggi la battaglia si gioca anche sui contenuti. E
cosa hanno scelto di fare per Kindle Fire? Hanno preso Android, anche se potenzialmente arriva da uno dei suoi competitor, perché adesso anche Google vende libri, vende contenuti. Okay. Però è un ottimo punto di partenza, e anche Amazon in tempi molto brevi ha rilasciato un device che funziona bene. Stessa cosa ha fatto Barnes & Noble. Questi però sono tablet. Questo, se volete, ce l'ho anche sulla scrivania, è già meno un tablet. È un dispositivo Sony, è un e-reader. Ok? Questo è ben diverso da un tablet. Ha un display passivo, ink. La batteria dura un sacco. Questa è la cosa bellissima degli ink. Non mi spacca gli occhi, è la seconda caratteristica bella degli e-reader. Ok? E questo è un dispositivo molto più chiuso. Io non ci posso installare applicazioni, a meno che non vada su siti di dubbia fama russi, eccetera, dove ci sono dei crack, però. Ma su questo gira Android. Ok, la user interface, se la guardate, non è proprio quella di Android, e non può esserlo, con un display in bianco e nero non verrebbe bene. Ok, però questo è un dispositivo Android. Anche Sony, per arrivare sul mercato velocemente con un dispositivo, ha scelto di usare Android. Ok. Quest'altro sono altri dispositivi abbastanza interessanti, tutti di origine cinese. Questo è solo un esempio, li chiamano All Winners perché il processore è un All Winner. La All Winner è un'azienda cinese che fa processori ARM. Sugli All Winner trovate solo documentazione in cinese, usata solo in Estremo Oriente. Qual è il vantaggio degli All Winner? È che quell'aggeggio che voi collegate da un lato all'ingresso HDMI del vostro monitor, della vostra TV, dall'altro a una tastiera e un mouse USB, costa $45. E ha un processore Cortex A8 single core a 1,2 GB, quindi quello che trovate nei telefonini Android di un anno e mezzo fa. Ok, $45. Ok, e questo oggettino fa girare Android. Ve lo vendono come mini PC. Qui io ci posso mettere le mie applicazioni, me lo tengo in tasca quando ho bisogno, sono in albergo, lo attacco al televisore dell'albergo, tanti ormai sono tutti HDMI, e ho dietro il mio PC. Ok. E posso tenere magari staccate le cose del lavoro dal telefonino. I dati che non voglio rischiare di perdere li tengo su questo. Ok. Ma in realtà già è stato usato in soluzioni commerciali per il digital signage. Digital signage vuol dire avere dei display che fanno vedere pubblicità, video e quant'altro. Accidenti, Android per far vedere video è una bomba, supporta un sacco di formati. O per usare il media player di Android ci sono riuscito io, voglio dire, per darvi un esempio di come è facile. Ok, per il digital signage ho bisogno di connettività. Cosa ci vuole in un'applicazione Android a scaricare qualcosa da internet? Ok, Daniele, vieni qua, mi fai un esempio in 30 secondi. Ok, e Android va benissimo per fare quel tipo di applicazioni. Pensate poi... Scusa, ma che chip Wi-Fi che trovate per digitale? Alcuni modelli hanno anche il Wi-Fi, forse non quello da $45, però puoi usare il Wi-Fi e sono tutti dispositivi che costano abbondantemente meno di $100. Questo invece è un set-top box, cioè un dispositivo che voi mettete a casa e usate per guardare film e così via, scaricati da internet. Ok, giusto per fare due nomi in Italia, cos'è? Sky, MySky HD, Mediaset, non mi ricordo come si chiama. Ok. Più o meno lo stesso concetto, però dentro qui ho Android. E sul televisore ho un'interfaccia di Android, perché magari ce l'ho già sul telefonino, caspita, è comodissimo. Ok, è vero che è comunque un dispositivo per il mondo consumer, però non è più un telefonino, non è più un tablet. È un set-top box, è qualcosa che mi tengo in casa, che non si muove, non è mobile, ma che mi consente di sfruttare di nuovo Android per quelle che sono le sue potenzialità. Quali sono i vantaggi di Android? È facile scrivere applicazioni, è veloce. Ok, venite a questa conferenza, lo imparate, e tornate in ufficio, sapete scrivere applicazioni. E questo è importante, perché su tanti dispositivi embedded, in realtà, magari il sistema operativo, il core, è sempre uguale, ma devo scrivere tante applicazioni diverse per i singoli clienti. Pensate, per esempio, ai terminali che gli agenti o magari i corrieri usano per portarvi il pacco a casa. Ormai tutti fanno firmare sul display, e dietro lì c'è una mega applicazione, non tanto magari sul device, ma dietro poi per elaborare i dati, tra l'altro verificare gli indirizzi e vendere i dati a Nokia e Google, che lo usano per aggiustare le mappe. Non lo sapevate neanche questo. Le mappe di Nokia sono molto precise proprio perché hanno un accordo, non mi ricordo se con UPS o con chi altro, e sostanzialmente quando un corriere mi porta qualcosa a casa, nel momento in cui firma, verificano la posizione GPS in cui è stata fatta la firma. E quindi se quello è l'indirizzo di casa tua, riesco a aggiustare le mappe in modo molto preciso, senza nessun problema, senza nessun costo in più per nessuno. Okay. Un altro punto importante di Android è che
È vero che sarebbe bello essere indipendenti dalle cose terrene, però è gratuito. Per cui un'azienda che vuole fare un dispositivo da $45, ecco, un Android ai $45 che gli costa l'hardware ci somma zero. In realtà poi il tempo chiaramente di sviluppo, quello è ovvio che c'è, e il costo di progetto, però questi sono costi fissi. Se usa un sistema operativo commerciale deve pagare una licenza, per quanto possa essere bassa, per esempio Windows CE le licenze fino alla versione 6 costavano $3-4, però comunque ha una differenza di costo, e per certi device il fatto che sia gratuito è un aspetto importante. E con questo sistema gratuito ho un bello stack di rete, ho uno stack wifi, uno stack bluetooth, ho l'NFC dalle ultime versioni, ho un'interfaccia grafica bella che sfrutta l'accelerazione e così via. Quindi non è che sia gratis perché vale poco, è gratis e c'è un sacco di roba. È proprio il set di funzionalità esteso. Un altro aspetto importante è proprio la community degli sviluppatori. Ok? Tanta gente lavora su Android, secondo me, e credo che sia il motivo per cui avete fatto anche questa conferenza, molta più gente vuole lavorare su Android, perché vede in Android, proprio per il numero di dispositivi che abbiamo, un grosso potenziale. Ma questo è un potenziale anche per chi vuole fare un dispositivo. Oggi faccio fare l'applicazione a te, domani trovo un altro che la fa. Se abbiamo fatto l'applicazione scritta, cesellata in assembler di quel processore lì, magari in Italia ci sono 3 persone che lo sanno fare. E tipicamente questi 3 chiederanno probabilmente un pochino di più. Ok, quindi anche questo è un aspetto importante. L'ultimo punto, hanno venduto 500 milioni di dispositivi Android, hanno venduto almeno 500 milioni di processori dentro quei dispositivi Android. E quindi tutti i Silicon Vendor che fanno processori ARM, o non solo ARM, adesso lo vediamo, vogliono entrare in quel mercato e quindi supportano Android. Mi danno la possibilità di costruirmi il mio hardware partendo dal loro silicio e mettendoci sopra Android nel modo più facile possibile. Perché se il mio dispositivo poi funziona bene, ne venderò qualcun altro. Chiaro, in Italia onestamente non ci sono aziende che vendono milioni di dispositivi. Però è comunque un mercato interessante che queste aziende seguono. Per farvi un po' di esempi, Texas Instruments. Chi conosce Texas Instruments? Ok, no. No, tanti della mia generazione la conoscono perché faceva il grillo parlante, che è stato il primo giochino che faceva la sintesi vocale. Infatti quando lavoro con quelli di TI li prendo in giro e dico sì, no, vi conosco, non avevo il grillo parlante da bambino. Anzi, non l'avevo perché ero un bambino povero, ce l'aveva mio cugino, però è stata la prima volta che ho visto quel marchio. Esatto. E tra l'altro la Texas Instruments ha la sede legale nel Delaware e non più in Texas. La Texas Instruments è una delle più grosse aziende nel campo dell'elettronica, fa silicio, fa DSP, fa processori piccoli, fa processori ARM. Li fa neanche da tantissimo tempo, ma ha preso una quota di mercato molto significativa. TI è stata forse la prima a capire questa logica. A un certo punto la logica di chi faceva silicio prima era dire ok, se tu vuoi il mio silicio, ci sono 2 problemi, l'hardware e il software. Integrare un processore di questo tipo su una scheda a livello di progetto elettronico è un grosso casino. E quindi ti do un evaluation board, vuol dire ti do una scheda, ti do tutti gli schematici, tu da quella scheda ti ritagli quello che ti serve, quindi velocizzo molto il tuo sviluppo. Chi ha iniziato a fare l'evaluation board ha guadagnato quote di mercato e quindi tutti lo fanno. Il secondo problema è il software. Ok, c'ho l'evaluation board, c'ho l'hardware che funziona, ma se devo portarci Linux partendo dal primo bit di codice che eseguo è un lavoraccio. Quindi ti do anche il supporto software. Queste aziende, loro malgrado, hanno ingrandito la loro divisione software o magari si appoggiano a terze parti proprio per dare supporto software. Il modello fino a qualche anno fa era che però l'evaluation board costava come una villetta col giardino, cioè costava, no scherzo, però c'erano gli ARM di Intel costavano roba tipo €8.000 e quindi chiaramente non erano proprio dispositivi che mi compravo per fare esperimenti. TI è stata la prima a dire ma in realtà sull'evaluation board c'è lo stesso hardware che ci sarà sul dispositivo finale e quindi se il tablet costa $100, $150, in realtà è quello che noi stiamo facendo è vendergli $100 di hardware a €8.000 col cambio 1-1 tipicamente. Ok, possiamo anche abbassare i prezzi dell'evaluation board e questi sono degli esempi. Queste sono le schede di test. L'evaluation board così non può costare come un telefonino perché chiaramente di queste fanno decine di migliaia di pezzi, dei telefonini milioni. Però per darvi un'idea, questi sono processori. La Beagle Board è un Cortex A8 single core che però ha anche un DSP all'interno, quindi è molto efficiente a fare per esempio elaborazione audio e video. L'ultima versione della Beagle Board XM arriva a 1 GHz e costa $149. La Beagle Bone
è un po' più piccolina, quella in mezzo, ha addirittura dei connettori passo 254, chi ha pasticciato con l'elettronica lo sa, quindi posso pasticciarci con componenti facili da saldare, così via, non ci devo saldare i chip, che non, io con queste mani non ci sono mai riuscito. La BeagleBone costa meno di $70 ed è un processore 800 MHz Cortex A8. La PandaBoard, che è quella che abbiamo qui, costa $150 pure lei e ha un Cortex A9 dual core con acceleratore grafico, con doppia uscita DVI, HDMI, con l'SD card, con il WiFi, il Bluetooth integrato, l'audio, che purtroppo sulla mia non funziona perché è l'ultima release, il BSP non è ancora aggiornato, però con tutte queste funzionalità. E quindi sono device che uno può usare anche per sperimentare, ok, senza costi proibitivi. Rischiate comunque il divorzio dalla moglie perché spendete dei soldi e vi chiudete in cantina a pasticciare con queste cose, però almeno non rischiate la bancarotta. Oddio, no, se divorziate lo stesso però. Ok. Un'altra cosa che fa Texas Instruments è dare un supporto community. Sul sito TI ci sono un sacco di forum dove posso fare domande su questi dispositivi, posso chiedere come ci porto Android, come ci porto Linux e così via. Scusa, rispetto a un più conosciuto Arduino, che cambia? Cambia che l'Arduino ha un microcontrollore, l'ultima release Arduino 2 ha un'ARM 32 bit con qualche K di RAM, questa ha un processore a 1,6 GB dual core con 1 GB e fischia di RAM. Ok, ma a parte la potenza, di cui lo stiamo parlando? Sì, la logica è più o meno la stessa. Non direttamente, ma ce li puoi collegare come li colleghiamo Arduino. Diciamo che allora costa un bel po' meno forse. Sì, l'Arduino in realtà lo trovi a $20, però parliamo di un dispositivo che probabilmente l'ASIC è diverso. Sì, cioè su Arduino Android non ce lo farai mai girare, su Arduino non ci gira FireTOS, cioè sistemi operativi piccolini. Quello che è comune tra queste board e Arduino è il fatto che di questa board vai in rete e ti trovi gli schematici. Quindi se vuoi te la puoi rifare uguale, ma molto spesso me la rifaccio adattata alle mie esigenze. Se sono un produttore di hardware, levo quello che non mi serve e ci aggiungo le periferiche che voglio, trovi tutti i sorgenti di tutto il livello di supporto software. L'unica cosa sulla PandaBoard sono i driver dell'acceleratore grafico, perché li ha sviluppati una terza parte e sono proprietari, però onestamente non è un grosso limite, perché io personalmente non andrei a riscrivere un pezzo del driver che fa l'accelerazione 3D, voglio dire, se funziona bene lo lascio lì e sono contento così. Ok, però la filosofia è la stessa, cioè ti do un hardware completamente aperto. La PC 109 invece si chiama così, mi sembra PC 109 è una scheda. È probabilmente io ho proprio una memoria per le sigle con i numeri che è veramente nulla. Quindi. Ma ce ne sono tantissime in realtà, se per esempio trovate Friendly ARM, che è fatta con un processore Samsung, trovate un altro piattaforma che è molto popolare ma non ci gira ad oggi Android, è Raspberry Pi. O PI, se volete pronunciarlo fico. Raspberry Pi costa $35 ed è un processore ARM 11, quindi una generazione indietro rispetto a questi. Ok. Anche queste sono piattaforme aperte. Freescale è un'altra azienda che fa silicio, magari come Freescale non l'avete sentita tanto, ma in realtà Freescale era Motorola. Ok. Se qualcuno ha turbato la sua adolescenza con un'Amiga, l'Amiga aveva il processore 68000 di Motorola ed è quella che è sostanzialmente... Motorola è stata spacchettata, la divisione che faceva i telefonini è stata comprata da Google, la divisione che fa i terminali handheld è rimasta a Motorola, la divisione che faceva il silicio è diventata Freescale. Già anni fa Freescale poi ha acquisito altre aziende e così via. Freescale fa anche lei delle board a basso costo, la Quick Start Board MX53 che costa $149 ed è l'equivalente della BeagleBoard come generazione di hardware, e volendo su quella si può mettere anche un LCD, e adesso hanno annunciato la Sebro Lite che è basata sulla generazione successiva, di MX6, e questo può essere un dual core e un quad core. E quella che vediamo qui è un produttore taiwanese che ha anche una sede italiana, fortunatamente, si chiama Advantec, è uno dei più grossi produttori di hardware per sistemi embedded, industriali e così via, ha fatto una scheda anche lei con le MX6. Quindi la differenza è che queste sono piattaforme aperte e così via, questa non è una piattaforma aperta, ma questa è una piattaforma industriale, per cui vi vendono la scheda, ve la vendono da qui a 10 anni, è un concetto. Se volete fare un prodotto, probabilmente quello è l'approccio più affidabile. Okay. Anche Freescale mi dà il porting dei sorgenti di Android, come fa TI, quindi non devo paccioccare i sorgenti, me li danno già pronti per essere ricompilati.
e ha un sito che si chiama IMX Community, dove ci sono forum, eccetera, dove c'è supporto gratuito per chi vuole portare Android sulle piattaforme Freescale. Ultimo, last but not least, come dicono, Intel. Intel non ha ricomprato una divisione ARM, anche se secondo me non sarebbe stata una brutta mossa, ma ha deciso con Ice Cream Sandwich di portare Android sulle sue architetture. Anche dal sito Intel posso scaricare una versione dei sorgenti di Google, di Android, pesantemente modificata, perché quelli sono sorgenti che sono fatti per essere compilati sull'ARM, che possono essere compilati sull'X86 e supportano le ultime generazioni degli Atom, che sono i processori Intel per il mobile. Sono già usciti anche dei telefonini, adesso non mi ricordo più di che aziende, con chip Intel. Onestamente non so quant'è la durata della batteria, che è il grosso dubbio quando si parla di Intel. Tipicamente, scherzando, con l'Atom si diceva: o ti dura la batteria al tempo di correre da una presa all'altra, o ti metti uno zaino in spalla con dentro la batteria. Hai queste due possibilità. Però sembra che anche loro stiano lavorando sul low power. Ok. Quindi anche Intel, il fatto che Intel si sia mossa nella direzione di Android vi fa capire quanto questo sia interessante per tutti i vari produttori di silicio. Ultima cosa sul supporto hardware, Linaro, non ho ancora capito come si pronuncia, perché ogni persona con cui parlo lo pronuncia con un accento differente. Tra l'altro lavoro con un'azienda francese, quindi Linaro. Okay. Linaro è un'organizzazione no profit di engineering, quindi non vendono prodotti, non producono nulla. Quello che fa Linaro è cercare di migliorare il supporto per le varie architetture ARM in Linux e Android. Sostanzialmente Linaro è una sorta di consorzio tra diversi produttori ARM stessa. Sapete che i processori ARM, c'è un'azienda che è ARM, che è inglese, tra l'altro è una delle poche tecnologie europee che ha una posizione pesante sul mercato. Tra l'altro ARM per qualche settimana era stata anche in mano a Olivetti, quando aveva comprato Acorn, che era quella che ha fatto il primo core. Poi Olivetti, chiaramente lungimirante, l'azienda ha visto che lì non c'era business, ha detto: ma no, andate, fate quello che volete. Abbiamo ARM, abbiamo Freescale, abbiamo Samsung, ST e Texas, quindi quattro tra i maggiori produttori di chip basati sul core ARM. Abbiamo IBM e abbiamo anche Adenium Embedded, che è questa azienda francese con cui collaboro. Questo è il consorzio Linaro, e lo scopo di Linaro è quello di migliorare il supporto ARM dentro Linux in primo luogo, perché quello è il core, e poi anche in Android. Se andate sul sito Linaro potete scaricare delle immagini già fatte di Android per tutte le board che abbiamo visto, e tipicamente l'immagine di Linaro è più performante di quella che potete compilare dai sorgenti di Google. Tra l'altro rilasciano anche un compilatore, una toolchain per i processori ARM Cortex, cioè l'ultima generazione, più performante, più ottimizzata. Questo è un po' lo scopo di Linaro. Chiaramente sì, non profit non nel senso che lo fanno a fin di beneficenza, non profit nel senso che non vende prodotti e così via. Dietro ci sono grosse aziende che finanziano chiaramente questo lavoro. Non vorrei presentarvi tutto come rose e fiori, quindi fermiamoci un attimo, c'è uno stop. 10 minuti, wow. No, però pensavo di finire a questo punto. Quali sono gli svantaggi di Android nel mondo embedded? Il primo svantaggio è il footprint. Se uso solo una parte delle funzionalità di Android, se reimplementassi le stesse cose, giusto per fare un paragone col sistema operativo più simile, con Linux embedded, magari usando Qt per l'interfaccia grafica, probabilmente a livello di requisiti in termini di storage e di memoria riuscirei a stare un po' sotto, diciamo almeno la metà, ma magari anche meno. Ok? Questo ad oggi è un problema, nel senso che probabilmente allora il mio dispositivo Android dovrà avere più RAM e più flash di quella che potrei mettere a disposizione se avessi un sistema operativo come Linux embedded. Dall'altra parte, onestamente, il costo della RAM e il costo della flash è ormai in caduta verticale. Ormai la flash costa $1 al giga, quindi il costo finale del dispositivo non è così significativo. Il fatto che con Android probabilmente ho già fatti tutta una serie di cose che dall'altra parte dovrei o riscrivermi o comunque assemblare da sorgenti diverse, fa sì che il tempo di sviluppo che risparmio probabilmente compensa il costo, se non ho numeri altissimi. Quindi questo è un problema relativo. Il discorso scarsa compatibilità lo affrontiamo un po' meglio dopo. In realtà vuol dire, se ho delle soluzioni già fatte su Linux,
Android non è ad oggi un percorso di migrazione naturale, nel senso che poi vediamo, è vero che il kernel è lo stesso, ma user mode è completamente diverso. Quindi da questo punto di vista, chi vuole rifare un device passando Android deve completamente rifare perlomeno la parte in user mode. Quindi il lavoro che mi serve, almeno la prima volta, è pesante. Un altro aspetto è che non è componentizzabile, cioè non posso ritagliare Android. Android nasce per avere tutto un set di funzioni. Poi non posso non avere il radio interface layer se non ho effettivamente la parte cellulare, o posso non avere alcune parti, però in realtà il grosso del sistema è fatto per essere preso, compilato così come è messo sul target. Se tolgo delle parti devo capire se poi tutto il resto sta in piedi, per cui ad oggi è un po' complesso fare questo lavoro. Non è un sistema operativo real time come non è il kernel di Linux, però mentre Linux posso adattarlo a real time usando Xenomai, RT Linux e tutte quante queste estensioni, farlo su Android, allora, nel software non c'è niente di impossibile, lo sapete meglio di me, soprattutto quando parlano i commerciali, ma in realtà è veramente un lavoro improbo, non l'ha fatto nessuno, quindi se volete provarci sareste i primi, magari sareste i primi a arrivare sul mercato, però onestamente è veramente una cosa molto complessa e non so quanto senso possa avere portarlo su real time. Per Android c'è un sacco di documentazione per la parte applicativa, c'è poca documentazione per la parte di basso livello, di porting. Ad oggi la maggior parte dei porting di Android le fanno delle aziende che sono partner dirette di Google, quindi TI e compagnia hanno accesso diretto alle persone di Google.